Ecco, ho cercato anche di definirlo all'interno della celebrazione, anche in ascolto del Magistero di Papa Francesco. Il presbitero è l'uomo che non disdegna di uscire per le strade, le piazze, il grembiule, ma soprattutto è l'uomo che non parla di sé, che non è ossessionato dalla sua affermazione, dal proprio successo, non è un narcisista, non è un idolatra dei propri progetti, ma è il servo umile, obbediente, in comunione con il vescovo all'interno di un presbiterio e con il grembiule a servizio della comunità. Un punto di arrivo certamente, ma è prima di tutto un punto di partenza. E nella vita di questi ragazzi è l'inizio di un impegno, di una missione, di una responsabilità. È una modalità nuova di mettersi in cammino insieme nella prospettiva sinodale per servire la verità, per servire i poveri e per quanti sono disorientati e confusi donare una parola di conforto e di pace.